La Visturessa con un colpo d'ala torna alla vittoria in campo esterno ad Olbia e raddrizza una situazione di classifica con l'obiettivo di confermare la tendenza al rialzo, magari raddoppiando da domenica prossima al Melani con la Racing Roma in modo da presentarsi all'ultimo derby, quello previsto contro il Livorno in campo esterno all'Ardenza, che chiuderà il girone di andata in una situazione di classifica ma anche generale, più serena. Al Bruno Nespoli di Olbia quindi gli Arancioni si impongono con un secco 3-1 frutto della doppietta di Varano, giocatore all'esordio dal primo minuto e del sesto sigillo stagionale di Rovini. In campionato erano anni che la Pistovese non giocava ad Olbia dall'87-88 in Serie C2 con Arancioni a guida Marcello Lippi e fu una sconfitta per 2-1, era il 5 giugno del 1988. Le arancioni sono scesi in campo senza lo squalificato Colombo per due turni, con Feola, San Martino, Newton, Priola, Guglielmotti e Proia, Minotti, Amlini, Varano, Finocchio e Giasi, assieme a Rovini, ovviamente. Remondina, quindi, fa esordire da titolari Proia e Varano, pistoiese che gioca in maglia blu, e al seguito un proprio, minuta proprio drappello di sostenitori, però, da elogiare della pistoiese, saranno stati 5-6. Al 7 minuto va al tiro Piredda con una botta da fuori e c'è la respinta di Feola. Al 20esimo deve uscire Pisano nell'Orbia per infortunio, entra 40. Insistono i saldi al 21esimo ci vuole un bel intervento del portiere pistoiese Feola per negare il gol ai galluresi respingendo un colpo di testa di Coco. Qualche minuto dopo però al 26esimo la pistoiese passa e sempre accade così quando c'è una squadra che sbaglia. Spreca da Minotti a Varano, colpisce di testa e gela il Nespoli di Olbia sugli sviluppi di un contropiede di Rovini e su cross al centro. Ancora Arancioni pericoloso al 33 con Giasi che impegna Carboni, leggero fortuna per Ferra in uno scontro con Coco al limite. Ancora impegnato a portiere locale Carboni da un colpo di testa di Proia su angolo di Minotti al 40 Insistono gli Arancioni in avanti e Varano al 42esimo impegna Carboni in un difficile intervento in angolo e sull'angolo. Gli arancioni raddoppiano per metodo di Rovini che dalla sinistra, servito da Priola, riesce a battere il portiere locale Carboni con un tiro di precisione. Al rientro in campo Ferro non c'è, al suo posto c'è Albertoni, ha accusato un colpo ad un ginocchio. Ferro sembra proprio la giornata giusta per gli arancioni che vengono salvati dalla traversa al sesto della ripresa quando è il capello che non riesce a accorciare in spaccata. I Sardi insistono, ma si prestano al contropiede ha molito sul, per fallo su Coco al decimo Guglielmotti e proprio su un contropiede al diciannovesimo la Pistoese va addirittura sul 3-0 con la doppietta di Varano abile a approfittare di una situazione appunto di eh, contropiede diciamo proprio che la Pistoese quest'oggi ha veramente sfruttato tutte le occasioni, la rete, cosa che è passato non era sempre riuscito esce dal campo Varano, torna in una doppietta all'esordio al ventunesimo e entra Finocchio Solo dopo eh, due minuti arriva il gol de Sar di casa a una autoleta di Guglielmo che colpisce involontariamente la sfera proveniente da un cross di Kossu ma la gara non ha più niente da dire. Anzi è Giasi che al 33 sfiora il 4-1 con destro che finisce alto sulla traversa. Potrebbe essere quindi la vittoria che riaggiusta tutto in casa Pistoiese a patto che sia seguita da altri tre punti domenica contro la Racing Roma che in trasferta ha un ben misero bottino solo tre punti sui 27 a disposizione. Ottimo come detto l'esordio di Federico Varano, un trequartista di 21 anni in prestito dal Cesena. Il raffronto con gli ultimi due anni parla di meno 6 rispetto a Lucarelli Sottili, ma di più 5 rispetto allo scorso anno a guida Alvini Bertotto.